Benvenuti al nostro terzo musical, spettacolo di fine anno. Ciao bimbi, ci siete tutti? Siete pronti? Anche loro sono pronti, eh? Quest'anno vi presentiamo una storia che credo conosciate, la storia della Bella e la Bestia, che nella sua semplicità ci insegna qualcosa di importante, che è quello di andare al di là delle apparenze, che a volte la bruttezza non vuol dire per forza essere... cioè, c'è anche la bellezza dell'animo, no? E quindi vedere oltre. Vado subito al sodo, ci vediamo alla fine per i ringraziamenti, i ragazzi si sono impegnati tantissimo, benvenuti nel mondo della Bella e la Bestia. Vivevano un giovane principe dentro un castello splendente, ma il principe, benché avesse tutto ciò che poteva desiderare, lui era cattivo, egoista e viziato. Accadde però una fredda notte d'inverno che si avvicinò una mendicante a lui e gli offrì una rosa in cambio di un riparo dal freddo pungente. Lui, che provava repulsione per quella vecchietta dal misero aspetto, rise del dono e la cacciò. La vecchia lo avvertì di non farsi ingannare dalle apparenze, perché la vera bellezza si trova nel cuore. Il principe la respinse di nuovo e proprio in quel momento la bruttezza della mendicante si dissolse ed apparve una bellissima fata. Il principe si scusò, ma era troppo tardi, perché lei aveva capito che nel suo cuore non c'era amore e per punirlo tramutò lui in un'orrenda bestia e gettò un incantesimo su tutti gli abitanti del castello. La rosa che gli aveva offerto era davvero una rosa incantata, perché sarebbe rimasta intatta fino a che il principe non avesse compiuto 21 anni. Se lui fosse riuscito a farsi amare e ad amare gli altri a sua volta, l'incantesimo si sarebbe spezzato, altrimenti lui sarebbe rimasto una bestia per sempre. Col passare degli anni, lui, che cadde in preda ad ogni sconforto, si chiese: chi è che potrebbe mai amare un'orrenda bestia? Love you.
Lo hai già finito? Letto tutto e rompiato. Hai niente di nuovo? Sei venuta solo ieri. Non fa niente. Allora, se mi permette, mi prenderò questo. Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte. È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso. Va bene allora. Se ti piace così tanto, te lo regalo. Ma signore, non posso. Insisto. Beh, la ringrazio con tutto il cuore. È una ragazza assai particolare, le legge sempre che tu. Chissà cosa sognerà, dove va neanche lo sa, ma sicuramente un'altra non ce n'è qua giù. Dal primo istante non è possibile sbagliare, così belle non ce n'è, e avvenente quanto me, sono certo la desidero sposare. E lui, e Dio, non antremare, pensiero di Gaston, è proprio uova, 6 limoni, mangiate 2 chili, cioccolato, buono, buono, mangiate, 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 tutto buono, niente. Oh, 3 chili. La vita deve darmi un po' di più. Vedrai che la mia sposa sarai tu. Che ragazza stravagante, così carine non ce n'è. Ma la personalità, mostrana in verità, è senza me da tutti. Non è per niente come non, non ha somiglia a fatta noi e per. Inimitabile, Gaston. Ciao, Belle. Che fai? Ciao, Gaston. Gaston, posso riavere il mio libro, per favore? Ma come fai a leggere? Non ci sono figure. Ci sono persone che usano l'immaginazione. Beh, sarebbe l'ora che ti togliessi dalla testa questi libri e pensassi a cose più importanti. Per esempio, di me. Ormai ne parla tutta la città. Non è giusto che una donna legga, comincia a pensare e le vengono in mente strane idee. Gaston, svegliati, sei decisamente primordiale. Grazie, Bel, che ne diresti di venire alla taverna a dare un'occhiata ai miei trofei? Magari un'altra volta, o forse l'anno prossimo. Ma che le dice la testa? È matta, è bellissimo. No, Gaston. No, Gaston, non posso, devo andare a casa ad aiutare mio padre. Ah, quel vecchio pazzo, lui sì che ha bisogno di aiuto. Non parlate di mio padre a quel modo. Giusto, non parlare di suo cane in quel modo. Mio padre non è pazzo, è un genio. Ma com'è successo? Stai bene, papà? Io non voglio più sentire parlare di questo stupido coso. Di
dici così tutte le volte? Questa volta dico sul serio, non riuscirò a far funzionare questo stupido marchingegno. Oh sì, ci riuscirai e domani alla fiera vincerà il primo premio e diventerà un inventore famosissimo. Lo credi davvero, figliuola? Ne sono sicura. Bene, mi rimetto subito al lavoro. Vuoi passarmi la chiave bifurcata che sta nella cassetta degli attrezzi? Allora, oggi ti sei divertita in giro? Ho preso un nuovo libro. Papà, pensi che io sia strana? Mia figlia strana? Ma come ti è venuta un'idea del genere? Non lo so, è solo che non sono sicura di trovarmi bene qui. Non conosco persone con cui parlare sul serio. Che ne dici di Gaston? Dicono che sia un ragazzo. Sarà pure un bel ragazzo, ma è scortese, presuntuoso. Oh, papà, credimi, non fa per me. Stai tranquilla, con questa invenzione potremmo cambiare completamente la nostra vita. L'ho finita, potrebbe andare. Funziona! Funziona, funziona! Ce l'hai fatta, sapevo che ci saresti riuscito. Sembra di sì. Buon viaggio, papà. Addio, Belle, e mi raccomando a te mentre sono via. Dovremmo essere già arrivati, non è che abbiamo sbagliato strada? Avremmo dovuto prendere... No, andiamo di qua, Filippo. Andiamo di qua, a una scorciatoia, arriveremo in un battibaleno. Ma dove mi hai portato, Filippo? Come poteva essere la strada giusta? Dovremmo tornare indietro. Muoviti, via, via, piano, piano! Aiuto, fatemi entrare! C'è nessuno qui dentro! Fatemi entrare! C'è nessuno qui? Forse se ne andrà. Non c'è nessuno qui? Qualcuno c'è? Non ha parola, Lumiera, non dire una sola parola. Mi dispiace di disturbare, ma ho perso il mio cavallo e mi servirebbe un posticino dove passare la notte. Oh, Tokin, un po' di cuore. Ah, certamente, messie. Lei è il benvenuto. Ma chi ha parlato? Sono qui. Dove? Allò? Ma è incredibile. Perfetto, bravo, Lumiera, l'hai fatta cosa? Oh, oh, oh. Ma... cosa gli fa a parlare? Signora, la prego di lasciarmi stare, mi metta giù, la smetta. Signora, mi chiude immediatamente se non le spiace. Mi scusi, non avevo mai visto un orologio che... Ciù! Oh, maletto, bagnate, messie. Venga, si riscaldi accanto al fuoco. No, no, lo sai cosa succederà se il padrone trova qui? Ci ho ordinato di non far entrare nessuno. Oh no, non la sei il padrone. Io non so niente, non ho visto niente. Oh, ciao bello. Oh, che servizio. Ora basta, stiamo esagerando. Sono io il responsabile. La gradirebbe una tazza di tè, signore, a scaldare in un batter d'occhio. No, niente tè, niente tè. Ai, va, fini fanno il soletico, mamma. Soletico, ciao. C'è un estraneo qui. Padrone, padrone, le posso spiegare? Il signore se l'ha perso ed era bagnato. Padrone, sono felice che sia arrivato in tempo. Io non volevo farlo entrare, è stata tutta colpa sua. Chi sei? Cosa ci fai qui? Io mi sono perso nel bosco. Qui non sei il benvenuto. Che cosa stai guardando? Niente. Sei venuto qua per vedere la bestia? Brutta come tutti dicono, non è vero? No, cercavo un posto dove passare la notte, ma se è un problema me ne posso anche... Te lo darò io un posto dove stare. No, no, la prego! No, mi lasci, la prego! Oh, caspita! Farai una bella, una grossa sorpresa, vero Gaston? Già, oggi sarà il suo giorno fortunato. Vi ringrazio per essere venuti al mio fidanzamento, prima però devo andare a chiedere la mano della ragazza. E tu, Leton, quando usciamo da quella porta, sai cosa devi fare? Ma certo, devo far partire la musica, così. Non ancora! Mortacci tua! Gaston, ma che bella sorpresa! Sono d'accordo, Belle, io sono pieno di sorprese. Non c'è ragazza in tutto il paese che vorrebbe essere nei tuoi panni. Oggi sarà il giorno in cui i tuoi sogni si avvereranno. E tu, che cosa ne sai dei miei sogni, Gaston? Io so tutto. Immaginati la scena. Una rustica casetta di legno, la mia ultima preda che arrostisce sul fuoco, la mia mogliettina che mi massaggia i piedi, i bambini che giocano sul pavimento con i cani. Beh, nel primo almeno 6 o 7. Di cani? No, di ragazzi robusti come me,
E sai chi sarà quella mogliettina? Lasciami pensare. Tu, Belle. Sono senza parole, non so proprio cosa dire. Di che mi sposerai? Mi dispiace, Gaston, ma io proprio non ti merito. Com'è andata? Ti ho detto che diventerà mia moglie, in un modo o nell'altro! Ma ve lo immaginate? Sposarlo. Io, moglie di quel maleducato senza cervello. Madame Gaston, le obbedisco. La sua metà. E no, non io, lo garantisco. La vita mia lo cambierà. Voglio vivere di avventure e lo vorrei sempre di più, ma non c'è nessuno, ahimè, che capisca il perché. Questo è quello che vorrei per me. Filippo, che cosa ci fai qui? Dov'è papà? Che cos'è successo? Mi devi portare da lui. Che posto è questo? Ti prego, Filippo, piano, piano. Papà! Non potevamo stare buoni, non è vero? Lo dovevamo evitare stare, non è vero? Servirgli il tè, offrirgli a sé il padrone, fargli accarezza il cane. Volevo solo essere ospitale. Papà, si può? C'è nessuno qui. Permesso? Papà, sei qui? Cos'è, mamma? Io l'ho visto. Ti ho detto di smetterla. Anche tu l'hai vista? È una ragazza! Lo so che è una ragazza! Ma non capisci! È la ragazza che stiamo aspettando! È venuta a spezzare l'incantesimo! Dove vai, Lumière? Vieni qui! Sto cercando mio padre! Papà! Aspetta! Ma sono Belle! Papà! Come hai fatto a trovarmi? Hai le mani congelate, devo tirarti fuori! Devi andartene subito, non abbiamo il tempo di parlare! Devi andartene subito! Cosa ci fai? Chi c'è? Chi è lei? Il padrone del castello. Sono venuta per mio padre, la prego, liberi, non vede che è malato. Non sarebbe mai dovuto venire qui. Ma potrebbe morire, la prego, liberi, farò qualunque cosa. Non può fare niente per lui, rimarrà dove si trova. Ma ci deve essere un modo per... Aspetti, prenda me al suo posto. Lei prenderebbe il suo posto? No, beh, non sai quello che dici. Se io rimango, lo lascerà andare? Sì, ma deve promettere che rimarrà qui per sempre. Venga. No. Venga sotto la luce. Oh! No, Belle, non ti permetterò di farlo. È la mia parola. E sia. Belle, ascoltami, tu sei giovane, hai una vita davanti, Belle! No, aspetti! No, la prego, risparmi mia figlia! La figlia non le appartiene più, fuori! No! Non mi ha neanche permesso di salutarlo, non lo vedrò mai più e non l'ho neanche salutato. Le mostro la sua stanza. La mia stanza, ma non pensavo che... Vuole rimanere nella torre? No. E allora mi segua. Su, le dico tutto. Su, le dica qualcosa. Io spero... Che si trovi bene qui. Il castello è casa sua. Può andare dove si trova, tranne nell'ala ovest. Perché? Cosa c'è nell'ala ovest? È proibita. Se ha bisogno di qualcosa, chiede ai domestici. A cena! Le invita a cena! Lei questa
sera cenerà con me e non si tratta di un invito. Ma chi si crede di essere quella ragazza? Scherza con l'uomo sbagliato, nessuno dice di no a Gaston. Giusto, hai proprio ragione. Liquidato, respinto, umiliato. Beh, non riesco proprio a sopportarlo. Un'altra birra? Che serve bere? Sono disonorato. Chi? Tu? Sciocchezze! Gaston, non sei il tipo che si arrende. Devi tirarti su. Io sto soffrendo per te, mio Gaston. No, non buttarti più giù. Tutti vorrebbero essere Gaston. Cerca di stare un po' su. Nessuno in città è più stimato di te. Sei quello che ammirano di più. Ogni ragazza è ispirata da te. Perché loro è un campione. Sei tu. Ganzo non c'è più. Grande Gaston, prestigioso Gaston, la fossetta sul mento più sexy Gaston. Riesco a mettere tutti in soggezione. Che vero uomo Gaston. E tre, sì, e sei, urrà. Gaston è il migliore di tutti, si sa. Il suo corpo è più saldo di un muro. È vero, e su tutto il corpo di peli ne ho ma. Accidenti Gaston, accipicchia Gaston. Nelle gare disputi il più bravo è Gaston. Sono proprio imbattibile, sputazza. 10 punti a Gaston. Per diventar grande anche quattro dozzine di uova mangiavo ogni dì. Ed ora ne mangio anche cinque dozzine, guardate che muschi ho qui. Qualcuno mi aiuti! L'hanno capita, è inchiusa nelle segrete del castello! Bell, non abbiamo un minuto da perdere, dobbiamo far presto! Oh, calmati, Maurice, chi l'ha rinchiusa nelle segrete di un castello? Una bestia mostruosa! Enorme! Orrendamente! Sì, l'aiuterete? Va bene, vecchio! Ti aiuteremo noi. Oh, grazie, grazie, grazie. Quel matto di Maurice. Già, potrebbe essere un'idea. Letonio, sto proprio pensando. È pericoloso. Lo so. Ma quel vecchio è il padre di Bell. E normale non è neanche un po'. C'è un'idea che mi sta ronzando dall'istante in cui il vecchio era qua. Tu lo sai che io voglio sposare sua figlia ed un piano in mente ho già. Se noi
casa. Allora noi? Sì, noi vogliamo. E tu? Tu credi che lo farò? Certo. Sei un genio! Forza, andiamo! Che... Come voglia Gaston, che canaglia Gaston, tutto quello che vuole garbuglia Gaston. Celebreremo il suo matrimonio. Che uomo sei, Gaston! Vuoi aiutarmi? Chi è? Mrs. Pod, mia cara, pensavo che fosse una tazza di tè. Ma tu sei... Attenzione! Ma non è possibile! Sono d'accordo con te, cara. Te l'avevo detto che la bella mamma, non è vero? Certo, Chicco, piano, ora non versarlo. Grazie. Vuoi vedere un giochetto? Chicco! Ops, scusa. Hai fatto una cosa molto coraggiosa, mia cara. Ma ho perso mio padre, i miei sogni. Sorridi, bambina, vedrai che tutto si raggiusterà, vedrai. Oh, che perdi tempo, sto qui a chiacchierare quando c'è una cena da lettere in tavola. Chicco! Ciao! Allora, vediamo che devo tenere stasera. Oh, vediamo cosa sono i cassetti. Com'è imbarazzante, ha ha ha. Ecco che cosa ci vuole, sarà incantevole con questo. È molto gentile da parte tua, ma io non andrò a nessuna cena. Ma devi andare. La cena è servita. Credevo di averle detto di venire a cena, perché non è già qui? Sia paziente, padrone, la ragazza ha appena perso il padre e la libertà tutta in un solo giorno. Padrone, ha pensato che la ragazza potrebbe essere con lei che spezzerà l'incantesimo? Ci ho pensato, non sono stupido. Bene, allora voi innamorate di lei, lei si innamorerà di voi e puff! E lei che diventerà umana entro mezzanotte. Ma non è così facile, ci vuole tempo in queste cose. Ma la rosa ha già incominciato ad appassire. Oh, è tutto inutile, lei è così bella, io, beh, guardatemi. Oh, dovrò aiutarla a guardare quello che ha dentro. Io non lo so come. Può cominciare con l'essere più presentabile, non stia curvo, pancia dentro per comportarsi come un gentiluomo. Su, su, faccia un sorriso audace di volto. Su, su, faccia un sorriso. E non spaventi quella ragazza. Ecco, la colpisca col suo spirito arguto. Ma sia gentile. La ricopra di complimenti, ma soprattutto... Ma sia sincera. Ma soprattutto cerchi di controllare il suo umore. Buonasera. Allora, dov'è lei? Chi? La ragazza? Beh, in questo momento la ragazza... E alle prese con l'emozione al momento, forse un po' di timidezza e ha deciso, beh, di non venire. Cosa? Sua Altezza, Sua Grazia, Eminenza, Santità, non sia precipitoso. Credevo di averle detto di venire a cena. Non ho fame. Venga subito fuori, sennò butterò giù la porta. Padrone, non pensi sia il modo corretto per conquistare l'amore della ragazza? La prego, cerchi di comportarsi da gentiluomo. Ma quella fa così da difficile. Con gentilezza, con gentilezza. Mi farebbe un grande piacere se scenderebbe per la cena. No. Garbato, cortese. Le dica per favore. Per favore. No, grazie. Faccia pure, muoia di fame. Se non ha voglia di mangiare con me, non mangerà affatto. Oh cielo, non è andato molto bene, vero? Lumiere, stai davanti alla porta, mi... Alla porta fa un forma ma appena c'è un minimo movimento. Colti su di me, due capitani. Tanto vuole andare di sotto a rodinare un po'. Glielo chiedo gentilmente e lei rifiuta. Ah, è tutto inutile farsi delle illusioni. Quella ragazza non vedrà mai niente in me. A parte che è un inutile mostro. Mostrami la ragazza. Vedrai che il padrone non è poi così male quando lo conosci meglio. Perché non gli concedi una possibilità?
Ma io non voglio conoscerlo, non voglio avere niente a che fare con lui. Oh no! Oh sì! Oh no! Oh sì sì! Oh fermati, finirai di nuovo di bruciarmi! Ah ah! Accidenti, guarda, è uscita! Avanti, com'è nella credenza con i tuoi fratelli e sorelle? Ma io non ho ancora sonno. Sì, che ce l'hai, adesso riposa. Io lavoro come uno schiavo tutto il giorno, e per cosa? Per un capolavoro di culinaria rovinato! Smettila di lamentarti, è stata la giornata dura per tutti. Se volete saperlo, quella ragazza è testarda. Poi il padrone aveva anche chiesto per favore. Se il padrone non impara di controllarsi, non spezzerà mai. Che piacere vedere che ha cambiato idea, mademoiselle. Io sono Tokis e dirigo la casa. Questo è Lumière. E Chantecheri. Se c'è qualcosa, smettila, che ti prego, potremmo fare per voi, non basta altro che dircelo. Beh, avrei un po' di fame. Avete sentito? Attizzate il fuoco, preparate l'argenteria, svegliate le porcellane. Ma il padrone, sai bene quello che ha detto? Oh, finisce, non ho nessuna intenzione di farlo morire di fame. Va bene, un tozzo di pane, un bicchiere d'acqua e poi via. Oh, cosa stai dicendo, Tokins? Lei non è nostra prigioniera, è nostra ospite e si deve sentire la benvenuta. Se vuoi seguirmi, mademoiselle. Va bene, ma fate piano, se poi non ci scopro sarà fine per tutti noi. Sì, sì, certo, certo. Cos'è una cena senza un po' di musica? Musica? Messer, mademoiselle. E con il grandissimo onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo accoglie di presentare la cena. Stia con noi, noi si rilassi d'ora in poi. Leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto per noi. Tutti giù, antipasti, ne viviamo per servire. Provi il pollo, è stupendo, ma mi crede, chiedi al piatto. Vive l'amour, vive la danza, tutto piccolo ultimi, c'è la France. E la cena qui da noi c'è fantastica. Lei prenda il menu, le dia uno sguardo su. Poi sia con noi, sì con noi, qui con noi. Che ragù, che soufflé, torte, caramel, flambé, preparati e serviti con un grande cabaret. Lei è sola e impaurita, ma la tavola è imbandita. Via la noia e la tristezza, viva la pazzia testa, le magie e i tesi amici con delie. In alti calici facciamo un brindisi, poi stia con noi, poi vedrà, soddisfatta se ne andrà. Sì con noi, qui con noi. Saltano i nervi, anche il servo ce non servì, perché qui non c'è nessuno da servire. Ah, dei vecchi tempi, una volta era tutto un grande scintilla. Quanti anni passati, noi ci siamo arrugginiti senza dimostrare la nostra abilità. Tutto il giorno a zonzo nel castello. Grazie fiosce pigri, ma con lei ne siamo tigri. Oh mio Dio, che farei? Dalla gioia urlerei. Ora il vino è già versato, il tovagliolo accanto a lei. Col dessert vorrei il tè. Sì mia cara, anche per me. Se le tazze sono pronte, bollirò in un istante. Frizzerò, scotterò, ma è una macchia quella o no? La la la, che gran figura si farà. Abbiamo un po' da farlo, deve zuccherar. Ma stia con noi, sì con noi, qui con noi. Stia con noi, stia con noi, qui con noi. Serviremo solo, se c'è un brinco in nessuno. Vieni qui, grazie no. Lui vedrà come quattro, che splendido sarà. Con le luci un po' attenuate, serviremo le mortate. Fino a che? Ma
pianto ed allora canteremo con amore. È ora di riposa, è ora di delizia, mangi con noi, sì con noi, sia con noi, sia qui con noi. Bravi, siete stati tutti bravi. Grazie, grazie, mademoiselle. Oh, com'è tardi, è ora di andare a letto, tu e nonna. Oh, no, non potrei mai andare a letto ora. Vorrei dare un'occhiata in giro, se non vi dispiace. Sapete, è la prima volta che vedo un castello incantato. Incantato? Chi le ha detto che il castello è incantato? Sei stato tu? L'ho capito da sola che era incantato. Vorrei dare un'occhiata al castello. Vorrebbe visitare il castello? Aspetta, non so se è una buona idea. Non può andare così in certi posti. Non è vero che mi capisce? Perché non mi accompagna lei? Sono sicura che conosce il castello meglio di chiunque altro. Oh sì, è vero. Può vedere la pseudofacciata è stata tolta per rivelare il precedente stile rococò minimalista. Noti soffitti dalle volte neoclassiche, questo ancora è sempre del tardo stile neoclassico barocco. E come dico sempre, se non è barocco, è un pastocchio. Ah, ora guardi con attenzione gli archi lampanti. Mademoiselle? Che cosa c'è là? Nulla, assolutamente niente nella ala ovest, è sporco, solo polvere, un postaccio. Ah, bravo. Così è quella l'ala ovest. Bravo, mi congratulo. Mi domando che cosa nasconda lassù. Il padrone. Il padrone nasconde niente. Allora non sarebbe proibito andarci. Vuole vedere qualcos'altro, mademoiselle? Ci sono splendidi arazzi, sapete? I giardini, pure la biblioteca. Avete una biblioteca? Sì, una biblioteca con distese di libri. Un mare di libri. Di libri su qualunque argomento. Di qualunque autore. Perché è venuta qui? Io mi dispiace. L'avevo avvertita di non venire qui. Ma io non volevo fare niente. Se ne vada! Mi dispiace aver promesso di restare, ma io proprio non ce la faccio. La prego, dove... aspetti, la prego. Dove sta andando? Belle scappa nel bosco, ma mentre scappa viene attaccata dai lupi. Belle urla e dopo poco arriva in suo soccorso la bestia, che riesce a mandare via i lupi. Ma la bestia rimane gravemente caduta a terra e sfinita. Allora Belle decide di tornare al castello per prendersi cura della bestia. Stia fermo, non faccia così. L'ho detto di stare fermo. Ma fa male. Se stesse fermo le farebbe meno male. Se non fosse andata nell'ala ovest non sarebbe successo. Beh, se non mi avesse spaventata io non sarei fuggita. Non sarebbe mai dovuta andare nell'ala ovest. E lei dovrebbe imparare a controllarsi. A proposito, grazie per avermi salvato la vita. Dovere. Di solito non lascio il manicomio nel bel mezzo della notte. Lei mi ha detto che ne sarebbe valsa la pena. Oh, che cosa le serve? È molto semplice, che ho deciso di sposare Belle e lei ha bisogno di essere persuasa. Altro che persuasa. Tutti sanno che suo padre è matto da legare. Questa sera è venuto qui delirando a riguardo di un'orribile bestia. Maurice è inoffensivo. Belle farebbe di tutto per evitare che suo padre venga rinchiuso. Sì, anche per sposare lui. Quindi vuole che io rinchiuda suo padre in manicomio a meno che non acconsenta a sposarla. Oh, ma è una cosa spregevole. Mi piace. Quindi è deciso, andiamo a prenderlo. Se nessuno mi aiuta ci ritornerò da solo. Sì, andrò da solo. Sai una cosa? Ti è andata male di nuovo. Prima o poi dovranno tornare e quando saranno tornati noi saremo pronti a ricevere. Le fu, rimani qui fino a quando non saranno tornati. Oh,
Devo fare qualcosa per lei, ma cosa? Beh, ci sono tante cose. Fiori, cioccolatini, promesso che poi non manterrete. No, deve essere qualcosa di veramente speciale. Qualcosa che scaccende le sue interesse. Ecco, ho trovato. Beh, c'è qualcosa che dovrei farle vedere, ma prima deve chiudere gli occhi. Posso aprire gli occhi adesso? Un attimo, ora! Wow, non ci posso credere, non ho mai visto tanti libri in vita mia. Le piacciono? Sono meravigliosi. Allora sono suoi. Oh, grazie, grazie. Sapevo che avrebbe funzionato. Beh, molto incoraggiante. Cosa? Cos'è che funziona? Che cosa eccitante! Cosa? Mai non ho visto niente. Vieni, ci sono delle cose che hanno da sbrigare in cucina. Cosa? Io non ho visto niente. Di cosa state parlando? Si trasformò. Era... è timido, piacevole, non mi ero accorta che ora è incantevole. Lo sguardo suo su me posò, sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato con quel viso. Tu non sei l'ideale, non ti avrei sognato accanto a me, ma ora sei leale al qualcosa che non ho mai visto prima in te. Ma guarda un po' che Dio non so in tutto ciò, e anch'io però è proprio vero che l'amore tutto può. Aspetta un po', sì, e vedrai, ti colpirà quello che accade, è una grande novità. Io so che quel che accade è una grande novità. Perché? Quello che accade è una grande novità. Perché? Cosa vuol dire, mamma? Te lo dirò quando sarai più grande. Ah, non sono sicuro di riuscirci. Ah, non ho tempo di essere tiro, dovrei essere audace, temerario. Audace, temerario. Starete al lume di candela. Alla candela ci penso io. E finché è il momento giusto, non le confesserete il vostro amore. Sì, non ce la faccio. Ci tenete con la ragazza, non è vero? Più di qualunque altra cosa. Allora tu a dirglielo. Voilà. Avete un aspetto così... così... stupido. Andavo che stavo cercando, ma sistemando un po' il trucco. La signora attende. Una storia assai vera più che mai, solo amici e poi uno dice o noi, tutto cambia già, è una realtà che spaventa un po'. Una poesia piena di perché e di verità. Ti sorprenderà come il sole ad est, quando sale su e spalanca il blu dell'immensità.
nuova armonia. Semplice magia che ti cambierà, ti riscalderà. Quando sembra che non succeda più, ti riporta via come la marea, la felicità. Porta via come la marea la felicità. Grazie. Belle, pensi di essere felice qui con me? Sì. Cosa c'è? Se solo potessi rivedere mio padre, solo per un momento. Mi manca così tanto. Aspetta, c'è un modo. Questo ti mostrerà qualsiasi cosa tu voglia vedere. Desidero rivedere mio padre, ti prego. Papà, oh no, è malato. Forse sta morendo e io non sono con lui. Allora devi andare da lui. Che cosa hai detto? Che ti lascio andare. Vuoi dire che che sono libera? Sì, non sei più mia prigioniera. Oh, grazie. Stai tranquillo, papà, sto per arrivare. Aspetta, portalo con te, così almeno avrai un modo per riguardare indietro e ricordarti di me. Oh, grazie per aver capito che mio padre ha bisogno di me. Bene, Sua Altezza. Devo dire che tutto sta facendo meraviglia. Sapevo che ne era capace. L'ho lasciata andare. Oh, Splendido. Che cosa? Come avete potuto? Ho dovuto. Sì, sì, ma perché? Perché ne sono innamorato. L'ha fatto andare via. L'ha fatto andare via. Sì, proprio così, purtroppo. Dopo tutto questo ha finalmente imparato ad amare. Ma non è sufficiente, lei lo deve amare a sua volta. E ora è ormai troppo tardi. E lei ha deciso di andarsene? Papà, papà. Belle. Va tutto bene, papà, sono tornata. Pensavo che non ti avrei mai più rivista. Va tutto bene, papà, sono tornata. Ma la bestia come hai fatto a scappare? Non sono scappata, papà, lui mi ha lasciato andare. Quella bestia è orribile. Ma ora è cambiato, papà, c'è qualcosa di diverso in lui. Ciao. Oh, un clandestino. Mo guarda, piccolo mio, non pensavo di averti rivisto. Belle, perché sei andata via? Non ci vuoi più bene? Oh, certo, Chicco, che vi voglio bene, è solo che... Che cosa desidera? Sono venuta a portare via suo padre. Mio padre? Non si preoccupi, mademoiselle. Penseremo noi a prenderci cura di lui. Mio padre non è pazzo? L'ho sentito maneggiare come un matto. Tutti l'abbiamo sentito, vero? Sì! No, non lo porterete via. Diccela ancora, Maurice. Quant'era grande la bestia che hai visto? Era alta due... No, era alta più di 2 metri. Beh, solo un matto può inventarsi delle storie del genere. Portatelo via. No, non ve lo permetterò. Povera Belle, quanto mi dispiace per tuo padre. Tu sai che non è pazzo, vero Gaston? Io forse potrei chiarire questo piccolo malinteso se tu... Se io cosa? Se tu mi sposassi. Cosa? Sono un semplice sì, non ti chiedo altro. Mai. Quindi di addio a tuo padre. Mio padre non è pazzo e ve lo posso provare. Specchio, mostrami la bestia. È pericoloso? Oh no, non farebbe mai male a nessuno. Vi prego, lo so che sembra cattivo, ma in realtà è buono, è gentile, è mio amico. Se non ti conoscessi meglio direi che puoi qualcosa per quell'orribile mostro. Non è un mostro, Gaston, tu lo sei. Anche lei è pazza come quel povero vecchio. Ma è a portare via i vostri bambini, a prenderli di notte. No! Il paese non è più sicuro, appendiamo la sua testa alla mia parete. Io vi dico
Uccidiamo la bestia! Uccidiamola! Se colpirà per saziare i suoi appetiti, i nostri figli ucciderà. Il villaggio con quel mostro ormai sicuro ormai non è. Su muovetevi, venite tutti ora insieme a me. Su goliamo, galoppiamo attraverso le foreste, monti, non c'è nulla che ci fermerà. Forza andiamo, ti aspettiamo. Dentro quel castello c'è una bestia spaventosa che ci assalirà. Con sacco gli artigli affilati, con le zanne ti può divorare. Può uscire, può inghiare, ma da noi non potrà mai scappare. Morirà! Sì! Morirà! No, non te lo permetterò. Se non sei con noi, sei contro di noi. Portatevi al vecchio. Levatemi le mani di dosso! Anche lei non possiamo permettergli che sta ad avvertire il mostro! Vai via! Libereremo il villaggio dalla bestia! Chi viene con me? Io! 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 Il coraggio non vi mancherà! Con te Gaston nessuno fuggirà! Noi! Maligno che ben presto morirà! È più grosso di una montagna! Ma di lui non avremo pietà, perché noi, solo noi, siamo noi, grandi eroi, il Signore è qui con noi. Attacchiamo e prendiamo la sua testa! Chi sarà? La bestia ucciderà! E morirà! Lo sapevo che altri non fanno funzione. Sei buttato mai non fosse venuto affatto! Potrebbe essere... Sarà lei! Sacco blè! Invasori! Aggressori! E hanno lo specchio! Avvertiamo il padrone, se sono... Se vogliono combattere, siamo pronti al cielo. Siete con me? Oh! Ucciderà! Ucciderà! Mi scusi, padrone. Lasciatemi in pace. Ma signore, stanno attaccando il castello. Cosa possiamo fare? Non ha importanza ora. Lasciateli entrare. Il padrone ha detto di lasciare entrare. Ora! Tornate nella casa vostra! Evviva! Ma dov'è il padrone? Bestia, sei troppo buona e gentile per batterti! No! Bel! Mi aiuti a cambiare? Posso mettere la sua? Bestia, pensavi che potessi avere uno come te, ma non poteva avere uno come me? Aiuti, Bel sarà mia! Aiuti! No, no, ti prego, non uccidermi! Fa qualunque cosa, qualunque, basta che non mi uccidi! Vattene! Bel, tu sei tornata! Certo che sono tornata, non potevo lasciare che... Oh, è tutta colpa mia, ho cercato di avvisarti. Forse è meglio così. No, non parlare in questo modo, andrà tutto bene, vedrai. Adesso siamo insieme, andrà tutto benissimo. Almeno ti ho potuta rivedere l'ultima volta. No, ti prego, non lasciare.
sei proprio tu. Miracolo! Beh, Lumi, vecchio mio, dimentichiamo le nostre donne. Beh, l'avevo detto che sarebbe riuscita. Mi dispiace, amico mio, ma era stato io che l'avevo detto a te. Non è vero, l'ho detto io. Non è assolutamente vero, vecchio, l'ho sentito con la testa piena di cielo. Tu, orologio, con le rotelle fuori posto, prendi questo. Come osi. E vi vado per sempre felici e contenti? Ma certo, piccolo mio, per sempre. Devo ancora dormire nella credenza? No. Adesso vi presentiamo i personaggi, La classe prima e seconda, i paesani e gli amorini. Con Valentina, Maria Teresa e Luca. Ogni volta che bella come sei, le sorride. Con Antonio, Eleonora e Valentina. I paesani con Nadia e Jeanette. Joelle è stato il narratore. Madeline e Alessia sono state le pretendenti di Gaston. Ilenia e Gael
sono state la signorina Fifì e l'armadio. Denise e Mathieu sono stati Mrs. Brick e Chicco. Thierry e Hiro sono stati Lumière e Tokin. Martin è stato Maurice, il papà di Belle. Julien e Tommaso sono stati Gaston e Le Ton. Amélie e Leandro sono stati la bella e la bestia. Ogni volta che bella come sei, le sorride dai. Quel che non si può neanche immaginare. Il più grande ringraziamento questa sera va a chi ogni anno con un impegno enorme di tempo e di fatica dedica anima e corpo al nostro musical. Il risultato finale che avete visto è il frutto di un lavoro di tanti mesi e di tante ore che Antonio dedica a ogni bambino che ogni anno sale su questo palco. Per la sua creatività, la sua pazienza, il suo costante impegno in questo progetto, dobbiamo ringraziare di cuore il direttore artistico della Bella e la Bestia, Antonio Visalli! Sì, grazie, grazie. Vi ringrazio, però io da solo non ce la potrei fare senza tutti loro e anche tutte le mie colleghe. Quindi ringraziamo Sara, che quest'anno comunque la maestra di classe quinta, Valentina, che ha creato anche lei delle coreografie, Luca, la maestra Nadia che è lì dietro, la maestra Jeanette, la maestra Roberta, la maestra Eleonora, Valentina. Dimentico qualcuno perché ogni... Maria Teresa! E non ti vedo! Ok, ogni anno dimentico sempre qualcuno, eh? Ok, siete stati bravissimi tutti, eh? E ringraziamo ovviamente, perché senza la parte audio e tutto quell'ambaradan che c'è lì, questo non sarebbe possibile. Quindi un grandissimo applauso a Richard, che ogni anno... ci dà una grandissima mano anche lui con tante tante ore. Beh, abbiamo fatto 12 ore di prove in 3 giorni, non è che sono pochi. Ringraziamo anche Armel che questa sera è venuta a vederci, ma ci mancava un pezzo. E aspettare, ora devo ricordare tutto, ok. Sono stanco. Allora, ovviamente ringraziamo l'amministrazione comunale che come ogni anno ci dà tutta la struttura, quindi un applauso anche all'amministrazione comunale.